Ciao a tutti, come state? Io bene, come vedete sono di nuovo in pigiama, ma questa volta sto per andare a dormire. E voi cosa fate prima di andare a dormire? E io leggo qualcosa. Oggi, ragazzi, mi va di leggere delle fiabe. E sì, sono un po' bambina, lo sapete. E sto cercando dei libri o diversi libri di fiabe. Però ne sto cercando uno in particolare che non trovo. Infatti, ragazzi, questa è la 61esima lezione ed è dedicata anche ai bambini, perché qualcuno nei commenti mi ha scritto che vorrebbe che io dedicassi una lezione anche ai bambini, e questa lezione è dedicata anche ai bambini e a tutti quelli che amano sognare e pensare al passato, a quel che successe tanto 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 tempo fa, come nelle fiabe. E va bene. Allora, ragazzi, io vi volevo raccontare la bella storia della bella addormentata nel bosco. Però sapete com'è, non ho molta memoria, non me la ricordo benissimo e in più non trovo il libro. E allora, vabbè, io ve la racconto e vi faccio vedere qualche immagine su internet. Allora, inizio a raccontarvi la storia. Allora, questa è la bella addormentata nel bosco. Vi voglio raccontare questa storia proprio perché, dato che sto andando a dormire, mi ero preparata questa storia, questa fiaba, e va bene. Allora, quindi questa è la bella addormentata nel bosco. Allora, inizio a raccontare. C'era una volta, tanto, tanto, tanto tempo fa, un castello incantato in cui vivevano... eccolo qua, in cui vivevano un re e una regina. Ok, il re e la regina desideravano tanto, tanto, tanto un bambino o una bambina, però restarono tanti anni senza figli e quindi erano un po' tristi. Un giorno però annunciarono una bellissima notizia, che presto sarebbe arrivato un principino o una principessa. Beh, allora non c'era l'ecografia. Dai, Veronica, non roviniamo le fiabe. E va bene, quindi questa principessa un giorno arrivò e la chiamarono Aurora. Vedete, qua c'è nell'illustrazione il re e la regina con la bambina in braccio, va bene. E quindi loro organizzarono una festa bellissima per la nascita della principessina, e arrivarono da tutto il regno per festeggiare insieme a loro. Però c'era qualcuna che non era contenta di questa festa, perché non era stata invitata, e era la matrigna insieme alle sue alle sorellastre di... ok, allora, pensavo di aver trovato il libro, ragazzi, ma siccome Aurora non aveva altri fratelli, altre sorelle, sì, è vero, non poteva avere matrigne e sorellastre, e quindi forse, ragazzi, ho sbagliato favola, abbiate pazienza, questa è Cenerentola. E in più, ragazzi, mi sono dimenticata il seguito ve l'ho detto, ho poca memoria della storia della bella addormentata. Infatti sì, questa qua è Cenerentola. Ascoltate, ragazzi, io continuo a raccontarvi la storia di Cenerentola, tanto è bionda, si somigliano molto, lei e la bella addormentata sono tutte e due bionde, tutte e due principesse, e continuiamo a raccontare la storia di Cenerentola. E va bene, almeno dai, di Cenerentola almeno ho il libro. E infatti sì, questa è la matrigna con le sorellastre quando erano piccole, erano brutte anche da piccole, e queste, sì, questa è Cenerentola con la matrigna e le sorellastre. Sì, la matrigna e le sorellastre un giorno ricevettero una lettera, vedete? Ricevettero una lettera, era un invito a una bellissima festa da ballo. Indovinate da dove? Arrivava proprio dal palazzo reale. Eh sì, era una lettera inviata dal principe in persona. Eccolo qua, aspettate, ve lo faccio vedere, perché il principe, eccolo qua, cercava moglie.
E quindi organizzò una bellissima festa e invitò tutte le ragazze del regno, anche Cenerentola ricevette l'invito alla festa, però nell'invito c'era scritto che non poteva assolutamente portare i 7 nani. Oh no, ragazzi, ho sbagliato di nuovo. Aspettate, i 7 nani, eccoli qua. I 7 nani non hanno niente a che fare con Cenerentola, ma appartengono alla fiaba di Biancaneve. E adesso mi sono dimenticata anche la storia di Cenerentola. Ascoltate, io continuo con la storia di Biancaneve. Biancaneve non è bionda, però è molto bella, è una principessa, e anche lei, è vero, aveva una matrigna, eccola qua, una matrigna cattiva. Per quello le ho confuse e continuo con la storia di Biancaneve. Allora, la matrigna cattiva però voleva ucciderla, era molto molto cattiva, e infatti la matrigna ordinò, adesso vi faccio vedere, al cacciatore di ucciderla. Allora Biancaneve, quando capì che il cacciatore voleva ucciderla, lei corse via e scappò lontano lontano lontano, attraversò tutta la foresta incantata, fino ad arrivare alla casetta dei 7 nani, eccola qua. E quindi, oltre ai 7 nani che abbiamo visto, lei nella casetta nel bosco incontrò anche un simpaticissimo coniglio che era sempre in ritardo. Oh no, ragazzi, ho sbagliato di nuovo, accidenti. Eccolo qua, questo era il bianconiglio sempre in ritardo, però non era la fiaba di Biancaneve, era la fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io continuo, ragazzi, perché non mi ricordo più niente, e quindi Alice seguì il bianconiglio, lo seguì talmente tanto, corse tanto, finché arrivò alla casa dei 7 nani, e lì incontrò Biancaneve. E quindi io ho riunito queste storie, quindi sì. Va bene, ragazzi, un'altra volta, io ormai non mi ricordo più niente. Allora, gli adulti immagino che avranno già cambiato canale YouTube, con ragione, e i bambini saranno andati o a dormire o a giocare. Allora, bambini, se siete andati a giocare avete fatto bene e io ho fatto una buona azione, perché i bambini passano troppo tempo su internet, i bambini di oggi, quindi almeno ho fatto qualcosa di buono. Sì, e poi dai, a parte tutto sto caos e queste fiabe raccontate malissimo, almeno abbiamo imparato qualche cosa. Abbiamo imparato il passato remoto, e sì, tanto c'era una volta il passato remoto, tanto 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 tempo fa. Infatti, quando usiamo il passato remoto, per raccontare, per esempio, delle fiabe, come quella di Cenerentola, mischiata a Biancaneve, la bella addormentata e Alice, per raccontare delle fiabe, quindi delle storie senza tempo, in un castello incantato, quindi eccolo qua, quindi delle sue storie successe tanto tanto tempo fa in un castello, in un tempo remoto, proprio come il nostro passato remoto. Usiamo il passato remoto per parlare anche di eventi storici, per parlare della storia di un paese, di una nazione, per raccontare, come ho detto, eventi successi tanto tempo fa. Poi, per esempio, troviamo il passato remoto nei romanzi, e infatti noi dobbiamo imparare specialmente a riconoscere il passato remoto, perché quando leggiamo un romanzo, un libro di storia, un qualsiasi avvenimento accaduto tanto tempo fa, noi troviamo nei libri, nei giornali, il passato remoto, quindi dobbiamo essere bravi a riconoscerlo, cioè dovete, oddio, spero di no, essere bravi a riconoscerlo, perché ha tante tante irregolarità. Ma oggi non ci complichiamo la vita e impariamo i verbi regolari al passato remoto. Poi vi dico anche di rivedere la lezione 40,
Nella lezione 40 io parlo della differenza tra passato prossimo e imperfetto. Bene, voi dovete usare il passato remoto al posto del passato prossimo, perché il passato prossimo, diciamo, lo usiamo più che altro per raccontare cose che sono successe ieri, l'altro giorno, il mese scorso, anche l'anno scorso, ma che hanno ancora effetti nel presente. Il passato remoto di solito, anzi praticamente sempre, non è legato al presente. È qualcosa proprio di una cosa remota, una cosa successa tantissimo tempo fa. Va bene? La differenza è che il passato remoto è un tempo semplice, il passato prossimo è un tempo composto. Però se guardate la lezione 40, se voi parlate di qualcosa successa tanto tempo fa, dovete sostituire e usare il passato remoto al posto del passato prossimo. Vi dico un'altra cosa prima di vedere le coniugazioni, che il passato remoto nella lingua parlata molto spesso non viene usato. Specialmente, allora, noi non usiamo il passato remoto nella lingua parlata, non lo usiamo noi in Sardegna, non lo usano nelle regioni del nord e nella maggior parte delle regioni del centro, però viene usato molto in Toscana e nel sud Italia, anche in Sicilia, ok? Quindi in queste regioni voi sentirete la gente parlando, che parla e che usa il passato remoto. Invece se andate nel nord, nel centro e in Sardegna, allora sentirete soltanto il passato prossimo. Di solito noi, nelle regioni del nord e nel centro, preferiamo il passato prossimo perché ha meno irregolarità del passato remoto e poi perché i participi, anche se sono irregolari, si ripetono in altri tempi verbali che abbiamo già studiato, ok? Invece il passato remoto, diciamo, presenta più irregolarità, non so perché, ma nella lingua parlata da noi e in altre regioni non si usa, però ovviamente lo dobbiamo conoscere, perché se parliamo di un avvenimento storico, se leggiamo un qualsiasi romanzo e non conosciamo il passato remoto, rischiamo di non capire. Benissimo, quindi premesso tutto questo, vediamo le coniugazioni. Abbiamo detto che nel regno della bella addormentata nel bosco, tutti arrivarono per vedere la nuova principessina. Bene, quindi vediamo la coniugazione del verbo arrivare che termina in are. Io arrivai, tu arrivasti, lui arrivò, lei. Noi arrivammo, voi arrivaste, loro arrivarono. Va bene? Quindi per parlare di qualcosa che successe tanto tempo fa. Ok, abbiamo visto poi la storia di Cenerentola, in cui la matrigna e le sorellastre ricevettero una lettera dal palazzo reale. Ok, quindi coniughiamo il verbo, mi metto di qua da questa parte, il verbo ricevere, che è un verbo regolare che termina in ere, al passato remoto. Allora, c'è una particolarità con i verbi, per i verbi che determinano in ere. Posso dire io ricevei o ricevetti, non lo so, io di solito preferisco la seconda opzione. Poi tu ricevesti, unica opzione, lui riceve o ricevette. Noi ricevemmo, unica opzione, voi riceveste, unica opzione, loro riceverono o ricevettero. Come per esempio il verbo credere, io credei o credetti. Tu credesti, lui crede o credette, noi credemmo, voi credeste, loro crederono o credettero. E lo so, ci sono queste due opzioni nella coniugazione dei verbi irregolari che terminano in ere. Passiamo ai verbi in ire. Ho fatto due esempi che hanno le stesse coniugazioni per dire un fattore positivo del passato remoto. Mentre al presente indicativo, come vi ho sempre detto, io dico io capisco, ma io seguo, invece qua abbiamo detto che Biancaneve capì che il cacciatore voleva ucciderla e Alice seguì
il bianconiglio. Come vedete, non c'è differenza, perché io capii, ricordate le due i, i verbi con ire hanno come suffisso alla prima persona singolare due i, però lui capì con una i accentata, quindi oralmente, diciamo, nella conversazione può essere quasi uguale, la pronuncia può essere quasi uguale. Io capii, lui capì. Quindi parlando velocemente a volte non si capisce bene, però le coniugazioni sono differenti. Quindi io capii, due i, tu capisti, lui capì con l'accento sulla i, lui, lei, lei. Noi capimmo, voi capiste, loro capirono. Bene, il verbo seguire è uguale. Io seguì, due i, senza accento, tu seguisti, lui seguì, accentato, noi seguimmo, voi seguiste, loro seguirono. Perfetto! Oggi abbiamo imparato il passato remoto, per adesso abbiamo visto soltanto i verbi regolari. Come vi ho detto, c'è il lato positivo che non c'è differenza tra i verbi come capire e come seguire. Capire è come preferire, io capisco, io preferisco. Seguire è come dormire, io seguo, io dormo. A proposito, io vorrei andare a dormire. Quindi ragazzi, vi saluto e vi ricordo anche due cose che vi ricordai tanto, tanto, tanto tempo fa. Allora, per prima cosa, che adesso non me lo ricordo più, di non fare più errori. Seconda cosa, di continuare a seguirmi su One World Italiano Video, www.oneworlditaliano.com. Ciao a tutti e buonanotte! Ciao!